così. Questa è una comodità, perché nel caso che si debba operare sulla punta per sostituire o la vite o le viti o la molla, si può liberare solo questa parte qui senza togliere la copertura del fusto, se questa copertura è ancora in buono stato, poter operare sulle viti tranquillamente e poi rimetterne un altro pezzetto anche nuovo a protezione di questa parte qui, che è comunque la parte più importante, perché il contatto tra questa parte qui, che sarebbe l'esterno della lama e comunque la busso, e la testina, se malauguratamente andassero in contatto insieme, la stoccata sul giubbetto da fioretto non verrebbe segnalata dall'apparecchio. Quindi sempre questa parte qui perfettamente isolata da quello che è la punta della nostra arma fioretto.